Ben trovati sempre da Marina Mistretti in questi nostri speciali sulla 73esima edizione del Festival di Sanremo. E mi viene quasi da dire che c'è sempre una prima volta nella vita, più o meno, giusto? E non è mai tardi, dobbiamo anche dire, per la prima volta. Ed è il caso, assolutamente, dei Cugini dei Campagni, super mitici, strepitosi, che arrivano dopo più di 50 anni di carriera, che bellissima questa cosa, sul palco dell'Ariston per questo Sanremo 2023. Ben trovati, come state? Ciao, ciao, bene, benissimo, meglio tardi che a buon'ora. Esatto, meglio tardi che mai, c'è sempre, appunto, non è mai tardi per la prima volta. Allora, Cugini di Campagna, quindi, in gara tra i 28 big in questa edizione che diventa a questo punto veramente sempre più trasversale, ed è bello, infatti, a proposito di trasversalità, che voi portiate il brano intitolato Lettera 22, scritto per voi da Veronica e Dario, cioè la rappresentante di lista. Eh sì. Che bello questo crossover, non trovi? Assolutamente. Caratteristiche, certo. Beh, tra l'altro, allora, diciamo subito un po' il significato di Lettera 22, che in parte Lettera 22 è un po', nell'alfabeto ci sono soltanto 21 lettere. La 22esima, infatti, è quella cosa che a volte noi non riusciamo a dire, magari, ad esternare. Tante situazioni della vita, come tanti momenti particolari, un momento, una brutta esperienza, tante situazioni della vita, ecco. Io ho quella lettera che manca, quella parola che manca, ecco. È una lettera che non c'è, poi se la troveremo questa lettera 22, che può essere non lo so che cosa, lo sapremo solamente dopo il debutto, vediamo un attimo se riusciremo a trovarla. È un po' una metafora. Ma è una metafora, però va detto che anche Lettera 22 è una macchina di un po' di anni fa dell'Olivetti. Vedi quanto vintage, eh? La Lettera 22, Olivetti, ragazzi, tu ce l'avevi, Silvano? Ce l'avevi a scuola, ci scrivevi i temi con la Lettera 22. Sì. Allora, è bello, appunto, come dici tu, tornare sicuramente con, cioè salire sul palco dell'Ariston con un brano crossover. Tra l'altro, lo ricordiamo, voi salite su questo palco quando uno dei vostri maggiori successi, cioè Anima Mia, compie esattamente 50 anni quest'anno, quindi pubblicata nel 1973. Sì, abbiamo i numeri dalla nostra questa volta, perché Anima Mia del 73, questo è il 73esimo Festival di Sanremo. Anima Mia fa 50 anni e sì, soprattutto esatto. Una cosa ancora più importante, vogliamo dirla, il numero più importante è quello 11, il compleanno dei due padri fondatori, diciamolo, sarà il vostro compleanno, l'ultima sera di Sanremo. 11 febbraio, molto importante. Non mancate. Ecco, come sarà festeggiare sul palco dell'Ariston? Voi che avete fatto tanti concerti, lo sappiamo, non soltanto in Italia ma in tante altre parti del mondo, però ecco, festeggiare su quel palco secondo me è una cosa importante ed emozionante. Spezzo le sigle. Allora, noi abbiamo fatto più di 5.000 concerti in tutto il mondo. 5.000. Ora, salire sul palco per noi è abbastanza semplice, certo. Sì, perché 5.000 palcoscenici, 5.000 tavole che abbiamo calcato dei palcoscenici di tutto il mondo, che andavano dal Madison Square Garden alla pizzeria sotto casa, voglio dire. Beh, abbiamo chiaro. È una qualità, eh? E abbiamo fatto di tutto. Però partecipare alla mia veneranda età, con quella di mio fratello Silvano, siamo gemelli, oddio, lui non è che sia riuscito molto bene come gemello, perché lui è il vero gemello diverso dei Cugini di Campagna. Allora, noi abbiamo fatto e partecipare in gara con questi ragazzini, è una cosa bellissima, che non ci danno il premio alla carriera come molti altri daranno il premio alla carriera, perché hanno ricevuto
il lascia passare, la licenza per uscire dal centro geriatrico dei non vari si dice. E vada a prendere la carriera. Per la carriera di città noi non lo prendiamo. Noi siamo dei concorrenti, va. Concorrenti con i giovani, ecco perché abbiamo chiesto a Dario e soprattutto a Veronica di scrivere quella canzone per noi. Beh, canzone che abbiamo la prova. Non abbiamo la prossima opera di dire oggi una canzone scritta da noi tipo Anima Mia farà lo stesso, no, perché tutti i nostri fan che ci sono oggi non hanno, vedi, ho nominato i fan che ci sono oggi. Questa è una buriana, nel frattempo abbiamo detto, appena abbiamo nominato Anima Mia subito c'è stato questo spirito che è tornato a casa sua, no, non si è, si è materializzato, non è seduto qua. E siamo bellissimamente qui a festeggiare insieme a questi giovani la nostra partecipazione. A festeggiare insieme anche a milioni di italiani che vi vedranno, che vi vedono e che vi ascoltano proprio sul palco dell'Ariston, appunto in particolar modo nella serata della finale. Allora, io vi ricordo Lettera 22 che tra poco insomma arriverà, ascolteremo e vedremo. E allora grazie mille ai cugini di campagna in gara proprio alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Un abbraccio e godetevi questa esperienza pazzesca. Grazie a te, ciao. Ciao. Ciao.